Niente, sentamente, sono meno male di Francesco, alunno Bocconi, ora lavoro, il piacere di lavorare in Google, prima stavo a Milano nel team agenzie, da gennaio comincerò a Dublino nel Story Enterprise. E sì, sentamente quello che è successo, che sia il vero motivo di cui sono qua, è che tornato a Milano con esperienza all'estero in Cina per un anno, qualche cosa, tanto un po' quello che è qui in sala. Però da Milano mi sono trovato di fronte a 6 mesi in cui finalmente ero nuovamente in Italia e ho deciso di intraprendere un percorso, quello di fare un qualcosa che da tempo sino di fare, ma che non avevo avuto ancora il tempo di fare, cioè cercare un piccolo modo per contribuire per la mia terra, barra l'Esta, ci sto aggiungendo. E quindi è andato in presenza di TEDx. TEDx è una manifestazione che deriva dal TED, in cui TED sta per Technology Education Design, ed è esattamente una conferenza che da 25 anni, è una propria organizzazione delle conferenze, conference TED, che da 25 anni, ogni anno in California, vendono sul proprio palco i massimi esperti del fare e del sapere a livello mondiale, tra cui abbiamo da premi Nobel, da capi di Stato, a gente con delle esperienze realmente assurde. Un'esperienza di cui parlavo poco fa, persona che prende un aereo da New York per Parigi, che nel mezzo della strada, nel mezzo dell'Atlantico, l'aereo crolla, tutti quanti purtroppo muoiono, tranne una persona, questo ragazzo qui, che va sul palco del TED e racconta come questa esperienza qui abbia cambiato la vita, cosa è cambiato nella sua esistenza. Morale della favola, TED 5 anni fa decide di aprire il portamento. E ti dà la possibilità dei local organizers, di organizzare della tua città, della tua comunità locale, questo evento TED. Abbiamo deciso di farlo, finalmente abbiamo chiesto la licenza per organizzarlo al TED Global, dopo un lungo processo di selezione è saltata, e finito essenzialmente tutto. La sfida era cercare di fare una manifestazione simile, che si basa esclusivamente sulla comunicazione, che alla fine è pura comunicazione. Dal convincere speaker di fama internazionale a venire a Lecce, al convincere la gente a partecipare alla presentazione, a restare in sala d'azione e ascoltarla e probabilmente connettersi e cercare di dare valore. E tutto questo è cercando per di coadiuvare un team totalmente locale. Questa è stata la grandissima promessa del Lecce. Prima di andare nel primo dettaglio, quello che è successo semplicemente si sono messo con qualcosa di realmente sorprendente. Sono arrivato dal proporre l'idea all'interno della città, anche alla città, all'interno locale, ricevendo risposte come impossibile, in un territorio come quello del Cese, non c'è domanda per questa tipologia di manifestazioni, oppure non c'è abbastanza attenzione all'internazionalizzazione, oppure non c'è abbastanza utilizzo della comunicazione dei giornali online attraverso quella che è una comunicazione essenzialmente sviluppata, a riceverne in realtà una risposta totalmente diversa, penso che i biglietti sono stati venduti in 3 minuti, la gente è rimasta in sala e online è veramente un delirio, nel senso che c'è stato un livello di engagement, un livello di interazione online che è veramente tutto questo come? Utilizzando i 3 grandi punti di forza che secondo noi sono dei ragazzi del TED, non ci particolare secondo me un'altra ragazza, Gabriella Morelli, che l'ho organizzato, erano alla base della comunicazione del TED, che pur capendo l'importanza dei classici canali, modelli di comunicazione, quelli che secondo noi erano veramente i punti chiave per fare il tutto con 3. Ecco qua il mio, sorprendere. Che significa sorprendere? Sorprendere è, secondo me, fare qualcosa di totalmente inaspettato, nel senso che tende a qualcosa di molto strutturato, molto organizzato, e che con un livello di qualità realmente alto, livello di qualità che forse con una istituzione non c'era mai stato nei 25 anni adesso, me lo portava a vedere gli organizzatori in locali. Quindi il mio punto era cercare di fare qualcosa che avesse una qualità talmente alta da non potersi andare. Perché? Perché è una grandissima sommessa. Una sommessa dobbiamo averti incollato una sera per 6 ore parlando di cose che non avrei mai potuto parlare prima,
e devi ricevere un messaggio. Quindi tutto l'ambiente doveva essere di una qualità altissima, doveva sorprendere. Accedere. Il secondo punto, che è quello dell'essere veri. Che significa essere veri? Non vuole essere un classico utile, ma mi sono reso conto che nel TEDx ne abbiamo 23 speaker. Questi speaker erano a carattere internazionale. Storia divertente. Una volta aver deciso di fare il TEDx, avevo ovviamente un TEDx intenso, avevo un TEDx che prende in testa, che era pensato così, quindi ho raggruppato il team di inizialmente 20 volontari su un TEDx 34, per organizzare una manifestazione. Ho chiesto loro, ragazzi, se voi avete 10 minuti da spendere con una qualsiasi persona all'interno di questo pianeta, con chi volete parlare e cosa volete che dica? E le risposte variavano avevano una qualità leggermente diversa, perché l'autorità massima si cercava di chiamare se rispetto il singolo realtà. E quindi si è fatto vedere un terzo sì. Per poi nel corso del tempo i ragazzi sono cresciuti semplicemente nel corso. Quindi essere veri che significa per condurre questi figli, mi sono reso conto che l'approccio iniziale molto formale, istituzionale per raccontare la storia non funzionava. Quello che mi è stato di tempo era appunto il sogno di cambiare la terra. Terzo ultimo punto, divertirsi, perché durante il TEDx abbiamo avuto la fortuna di farci tantissime risate e questo ci ha beneficiato un sacco di noi. Inizialmente perché quei 34 ragazzi lì hanno fatto la maggior parte della comunicazione. Era un team, era un gruppo di persone che navigavano tutti nella stessa direzione e che insieme continuiamo a spingere attraverso le condizioni sociali, attraverso specialmente la rete, che vediamo, hanno potuto creare un punto movimento. E secondo punto, perché nei momenti di grandissima difficoltà ci siamo stati, divertirsi ha aiutato davvero un sacco. E a me ci ha dato la possibilità di prendere un pochino più di leggerezza, un pochino più di leggerezza la situazione. Dire, dai, proviamo, andiamo avanti, insistiamo. Alla fine la Paola siamo riusciti a avere tutti i speaker e a fare una presentazione che avevo in mente. E l'anno prossimo cerchiamo di farla ancora meglio. Anzi, a proposito, se siete interessato, siamo appunto la chiamata per ascoltare il TED l'anno prossimo. Comunicazione, e per concludere, perché è realmente importante? Secondo me perché è realmente alla base del tutto, nel senso che ci ho reso conto che connettendo con le persone riusciamo a trasmettere loro determinate cose e dal trasmettere loro determinati punti si è scatenata una conversazione che non era più a una via, ma era che a doppia via, che ha creato tantissimo valore del tanto ed è questo che mi ha permesso anche di sapere, quindi ringrazio ancora molto.